Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Avete visto tutti quello che è successo domenica sera all'Allianz Stadium? Dopo il lancio della maglia di Vlahovic verso di me c'è stato un po' di casino, un po' di confusione su chi dovesse prenderla. Ebbene, oggi vi voglio spiegare tutta la vicenda, com'è partita la vicenda e com'è finita la vicenda. Ma prima di partire, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. E soprattutto, ragazzi, ditemi la vostra, cioè spiegatemi il vostro punto di vista, se vi va naturalmente. Facciamo un passo indietro. Torniamo a una settimana fa, lunedì, domenica sera, adesso non mi ricordo che giorno di preciso era. In ogni caso, torniamo a settimana scorsa. Io decido con mio papà di andare a vedere la partita della Juventus, Juventus-Bologna. Riesco a trovare dei biglietti in curva nord, due posti vicini, e la fortuna vuole che siano anche molto vicini al campo. Letteralmente eravamo in seconda fila, noi calciatori a 1 metro. Col passare del tempo e delle ore, il mio desiderio di avere una maglia indossata da un calciatore della Juventus si faceva sentire. Questo mio desiderio continuava ad aumentare dentro di me, questa voglia di ricevere una maglia continuava ad aumentare dentro di me. Perciò mi informo con qualche persona, chiedo a qualche collezionista amico, comunque hanno la possibilità e hanno già avuto esperienza, hanno già avuto modo di ricevere magliette indossate da calciatori, come potessi agire? E loro semplicemente hanno detto: o gli scrivi direttamente a loro, ai calciatori, ti metti d'accordo con loro, cosa impossibile, altrimenti cerchi di farti vedere. Parliamoci chiaro, io volevo il pezzo grosso, volevo un pezzo grosso come Vlahovic, era impossibile da contattare direttamente, era impossibile, non potevo contattarlo, era fisicamente impossibile, improbabile. Perciò mi dicono: guarda, prova a fare un cartellone. All'inizio ero un po' titubante perché comunque ci sono tante persone, tantissime persone che comunque provano a portare i cartelloni all'interno dello stadio. Alla fine i miei dubbi si dissolvono tutti e decido di fare il cartellone. Passano pochi giorni e mi pare martedì, mercoledì, prendo un foglio di 1 metro per 70, adesso non mi ricordo qua, 1 metro per 70 centimetri, adesso non mi ricordo quanto fosse, un cartellone giallo e inizio a scriverci, ci disegno sopra, faccio i miei calcoli, quanto deve essere grosso, devo tagliarlo, me lo faranno entrare allo stadio e inizio a chiedere a 1000 persone che comunque avevano già provato, ad esempio varie amiche, a vari amici, ai collezionisti stessi a cui avevo chiesto cosa ne pensassero loro di questo mio piano. Il sunto del discorso è che alla fine il cartellone c'è. Perfetto, cartellone c'è, la volontà c'è, la partita c'è, il posto c'è. Perfetto, si parte. Vado allo stadio. Naturalmente io sapevo che era impossibile, quasi impossibile ricevere la maglia, perché quante volte, quante persone ci hanno provato e non sono state accontentate. Andiamo allo stadio, ci mettiamo ai nostri posti, molto vicino al campo. Aspettiamo che inizi la partita. La mia idea non era quella di mostrare subito il cartellone, perché comunque io ero nella parte nord dello stadio, i calciatori anche durante il riscaldamento non avrebbero avuto modo di vederla, perché loro appunto si riscaldano nella parte sud. Quindi Vlahovic non avrebbe avuto alcun modo di vedere il mio cartellone. Inizia la partita, finisce il primo tempo, io noto che nel settore accanto al mio c'era un posto libero. Posto libero era letteralmente in prima fila. Allora cos'è che ho pensato dentro di me? Dato che l'unico modo per essere visti dai calciatori a fine partita è letteralmente buttarsi sui vetri a fine partita col cartellone appoggiato verso il campo, dentro il campo, sulla vetrata, decido di, chiedendo il permesso alle persone che erano vicine al posto libero, se avessi potuto mettermi lì. Loro tranquillamente mi ha risposto di sì, anche perché sarebbe stato vuoto e fortuna vuole che quella sera lì piovesse, quindi i primi posti nessuno li voleva perché altrimenti ti bagnavi tutto. Perciò, Kiwi, mi dirigo verso il primo posto e aspetto. Inizia il secondo tempo, finisce 1-1, Vlahovic segna due gol, uno annullato e uno convalidato. A 2 minuti dalla fine, però, c'è il classico moto che fanno tutti i tifosi delle prime file, ossia andare verso la balaustra. Io mi dirigo verso la balaustra e aspetto che finisca. Termina la partita, 1-1. Io allora decido di esporre il cartellone. Espongo il cartellone e qua iniziano i primi problemi. Sulla balaustra vicino a me non si erano messe le persone a cui ero vicino durante la partita, ma altre persone che facevano parte di un club, adesso non ho bene idea di che club fosse.
Comunque era un gruppo organizzato, non ultras, perché ricordiamolo, in Curva Nord non ci stanno gli ultras, ci stanno le famiglie, i bambini, gli anziani, ci stanno tutti, non gli ultras. Espongo il cartellone, la persona che era alla mia sinistra inizia a crearmi i primi problemi. Mi spinge, dice che non si vede il suo, come si chiama, il suo standard, che era semplicemente una gigantografia di Vlahovic. Alla fine troviamo, fra virgolette, un accordo. Espongo il mio cartellone leggermente più a destra e lui espone il proprio standard leggermente a sinistra in modo tale che non ci accavallassimo. Però avevo già visto che questa persona era una persona abbastanza peperina, che non avrebbe avuto, come si può dire, un attimo di esitazione a rubarmi la maglietta nel caso avesse deciso di lanciarla a me. Vlahovic va verso la curva sud, saluta la curva sud, non lascia la maglia. Una volta che Vlahovic dà le spalle alla curva sud e si rivolge verso la nord, io allora inizio a far vedere il cartellone. Inizio a far vedere il cartellone, che era un cartellone molto visibile perché era giallo con la scritta nera e rossa. Col tempo che passa, Vlahovic si dirige verso la nord e si toglie la maglia. Gli dico: ok, sta per succedere qualcosa. Cambia direzione e viene verso di noi. E lì succede quello che succede. Vlahovic mi indica, perché ci sono chiaramente le riprese, ci sono tre o quattro inquadrature. La maglia era diretta a me. Arriviamo al momento. Vlahovic lancia la maglia dopo avermi indicato. Io con una mano tenevo il cartellone e il telefono, mentre invece con l'altra ho cercato di prenderla. Questo signore, questo tizio, alla mia sinistra, che ha uno spintone, io tendo a perdere un po' l'equilibrio, quindi perdo forza, perdo contatto, perdo, come si dice, perdo stabilità e mi scippa la maglia, perché appunto letteralmente mi anticipa, anche se io fortunatamente nel cadere riesco ad agguantare con queste tre dita la maglia. Una volta che prende la maglia, che mi scippa la maglia, inizia a dimenarsi per cercare di scappare con la maglia. Io lo fermo, cerco di fermarlo dicendo che è mia, l'avevi indicato me, e nello stesso momento Vlahovic, vedendo quello che stava succedendo, urla: lasciate la maglia, lascia la maglia, lasciatela a lui, indicando me. Le persone che erano col tizio che mi ha scippato la maglia, all'inizio hanno cercato di ostacolarmi, loro essendo col tipo che mi aveva fottuto la maglia, hanno provato a ostacolare quello che era il mio tentativo di recuperare la maglietta. Ma vedendo le indicazioni di Vlahovic si sono subito calmate, tanto che hanno detto al tizio pelato: guarda, lascia la maglia, perché Vlahovic ha detto che è sua. Il tipo si è girato verso Vlahovic, l'ha visto, si è fermato mezzo secondo, nonostante questo ha continuato ad andare per la sua strada, ossia a scappare, a provare a scappare, facendo una figura di merda, rendendosi conto di aver fatto una figura di merda, ma questo non ha cambiato le sue intenzioni. Prova a scappare, poi con l'aiuto di altre persone riusciamo a fermarlo. Non lasciava la maglia, non la lasciava. Porto la maglia e il tipo di nuovo di fronte a Vlahovic, che nel mentre si era avvicinato per cercare di risolvere la situazione, non voleva lasciare, fino a che il tipo pelato decide di lasciare la maglia. La lascia. Anche perché hanno ricevuto i pantaloncini. Voi potete dirmi: beh, è finita? È finita qua? No, non è finita qua. Un'altra persona che è scomparsa dal nulla, che faceva comunque parte del gruppo organizzato, del gruppo loro, quando io ho provato a riprendere la maglia, mi ha di nuovo ostacolato. Questa persona è stata molto intelligente, perché non faceva vedere a tutti che aveva la maglia. Lui fingeva di non saper nulla. Guardava Vlahovic che dava le indicazioni e nel mentre teneva la maglia con la mano forte, perché non riusciva a staccargliela dalle mani, verso il basso, in modo tale che non si vedesse che lui la stava tenendo. Vlahovic aveva la visuale coperta dalle persone che avevo davanti, avevo una persona davanti, perché ho detto: ragazzi, qua mi gioco tutto per tutto. Ho detto: Dusan, Dusan, non mi lascia la maglia, non mi lascia la maglia questo tizio. Riesco a far spostare le due persone che erano davanti a me e Vlahovic vede che in basso la persona non mi lasciava la maglia. E avviene quello che avete visto tutti. Vlahovic si arrampica sulla balaustra, prende la mano. Del tizio gli dice: lasciami la maglia, lasciami la maglia, lasciami la maglia. E alla fine
riesce a sfilargliela e a darmela a me, dicendo: è tuo. Io grazie Vlahovic, l'abbraccio e Vlahovic appunto se ne va. In ogni caso, la maglia è qui con me. La maglia è qui con me. Tutto bene, quel che finisce bene. Oh, però volevo parlare di una cosa. Ho letto tanti commenti, ho letto tante persone, io non so se mosse dall'invidia o mosse da una rabbia repressa, non posso saperlo, hanno iniziato ad insultarmi, ad attaccarmi, dicendo che la maglia sarebbe dovuta andare a quel tizio, che ho sbagliato ad andare a litigare con quelle persone, che io non ero, che la maglia non era rivolta a me, l'indicazione era rivolta a me, anzi poteva essere rivolta a chiunque. In ogni inquadratura si vede che Vlahovic la vuole dare a me. Non è come quando la lanciano in curva a caso e chi la prende, no, lì c'è un'indicazione chiara. Vorrei tanto rivolgere questo messaggio alla persona che mi sta fregando la maglia. Ma come ti saresti sentito una volta che, ipotizziamo, tu fossi riuscito nel tuo intento di fregarmi la maglia? Arrivi a casa e tu consapevole, perché anche Vlahovic l'ha fatto notare, che non era la tua maglia, non era indirizzata a te, come ti saresti sentito? Io, sinceramente, mi sarei sentito una persona, una brutta persona, perché mi sarei appropriato di una cosa che non era mia. Io non riesco a concepire come si possa avere la cattiveria, l'egoismo di volere tutto fregandosene degli altri. Perciò ragazzi, questo è quello che è successo, spero di essere stato il più chiaro possibile. So di non essere bravo a spiegare, so di non essere bravo a spiegare. Ci tenevo a raccontare anche il mio punto di vista, perché ne ho lette davvero tante e troppe. Vi ricordo di iscrivervi al canale, io vi ricordo di attivare la campanella, ditemi la vostra, di lasciare un mi piace e niente. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!